Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Serena di Ciaccazione ed eccomi tornata con voi per recensire un nuovo film. Il film in questione si chiama Spoiler Alert. Di solito quando parliamo di spoiler alert pensiamo sempre a qualcosa riguardante film o telefilm, quindi l'amico che ci dice il finale di una serie TV o un film e ci fa molto arrabbiare. In questo caso non è così. Inizio col dire che questo film uscirà comunque nelle sale italiane il 1° giugno del 2023, quindi tra più o meno, insomma, 3 mesi e mezzo. Io ho avuto la fortuna di vederlo già e soprattutto in lingua originale e quindi sono qui per raccontarvi qualcosa. Prima di tutto vorrei farvi una breve confessione. Di solito quando io decido di guardare un film, anche se poi alla fine li vedo quasi tutti quelli che escono, sia nei cinema che nelle piattaforme, vedo ovviamente il trailer per vedere se il film può essere di mio gradimento oppure no. Questa volta invece il trailer non l'ho visto, avendo visto che nel cast c'è il protagonista è Jim Parsons, quindi lo Sheldon per tutti quelli che hanno seguito The Big Bang Theory, quindi sanno benissimo di chi sto parlando, ho deciso di vederlo senza guardare il trailer. Dal titolo pensavo fosse, ecco, appunto, spoiler alert, una storia magari tra amici, non so, riguardante film, telefilm, non lo so, sinceramente non so che dirvi. Invece, ragazzi, mi sono ritrovate a piangere come una fontana. Avendo visto che il regista di questo film è Michael Showalter, che è regista, comedian, quindi è un comico e attore, e trovandolo una persona molto divertente, ho pensato, ma sì, magari sarà una commedia d'amore, ma comunque sul divertente, sul comico. Invece ho sbagliato tutto. Per chi non sapesse chi è Michael Showalter, per farvi solo due nomi dei due film di cui è regista, è The Big Sick e Gli occhi di Tammy Faye, che se non sbaglio l'anno scorso fu molto proclamato sia al Golden Globe che agli Oscar. Oltre a Michael Showalter, che è regista, troviamo tre attori principali, tra cui, come vi ho detto prima, Jim Parsons, che fa la parte di Michael Ausiello, poi Ben Aldridge, che fa la parte praticamente del fidanzato di Jim Parsons, quindi di Mike Ausiello, e per chi ha visto il film con Bautista poche settimane fa, che sinceramente l'ho visto in inglese, quindi non so il film in italiano, ma il nome del film in inglese è Knock at the Cabin. Lui anche lì diciamo, è uno dei protagonisti. E poi, come ultima, diciamo, tra i tre protagonisti più importanti, abbiamo la bravissima e bellissima Sally Field. Penso che non abbia bisogno comunque di presentazioni, ma per chi non se la ricordasse, era quella che faceva l'ex moglie di Robbie Williams nel film Mrs. Doubtfire. Perché questo film si chiama Spoiler Alert? Allora, dobbiamo dire che questo film è tratto da un libro autobiografico, scusate, di Michael Ausiello, che si chiama proprio Spoiler Alert: The Hero Dies, che significa Spoiler Alert: L'eroe muore. Autobiografico perché questa è letteralmente la storia degli ultimi 10 mesi di vita del suo compagno. Allora, prima di tutto dobbiamo vedere chi è Michael Ausiello. Magari molti nerd, diciamo come me, sanno che è giornalista soprattutto di serie TV e film. Infatti lui scrive per TV Line. TV Line è un famosissimo sito americano dove ogni giorno vengono scritte, quindi si possono trovare, scusate, news su film e telefilm. Allora, quando vidi il cast, decisi appunto di vedere il film perché c'era Jim Parsons. Quando lessi il personaggio che faceva, ovvero Michael Ausiello, lì per lì, diciamo, non ho messo insieme il fatto di chi fosse Michael Ausiello. Quindi, più vedevo il film, più andavo avanti a vedere il film, più mi rendevo conto che era quel Michael Ausiello. Sì,
Sinceramente devo dire che non sapevo della sua storia e quindi è stato abbastanza un colpo al cuore perché un giornalista che mi piace, leggendo molte news di serie TV o film, l'ho sempre seguito. Questo film quindi parla della loro storia d'amore, durata se non sbaglio più di 13 anni, e il fatto che purtroppo al fidanzato, quindi al compagno, diciamo, viene trovato un tumore e quindi gli ultimi 10 mesi di vita loro si trovano a combattere con questo grande male insieme. E in più il film ci racconta come si sono conosciuti in 13 anni, gli alti e bassi che hanno avuto, perché non è stato, insomma, sempre rose e fiori. Quindi arrivare al punto finché purtroppo il marito, perché poi si sono sposati nell'ultime settimane di vita del marito, muore. Sarebbe, diciamo, questo lo spoiler, ma comunque si capisce già che muore dall'inizio del film, dalla prima scena. Quello che è bello proprio del film, il come nasce quest'amore e gli alti e bassi che hanno in tutti quegli anni e come nonostante il tumore, nonostante, diciamo, possiamo dirla così, corna, loro riescono a farcela. Un'altra cosa che mi è molto piaciuta è il fatto ovviamente Michael Asiello aveva fatto coming out anni prima, evidentemente, mentre il fidanzato no e si nascondevano da genitori. Quando al fidanzato, al compagno, gli è stato, diciamo, è stato dichiarato che aveva questo tumore, ha dovuto dirlo ai genitori. Lì per lì, prima di vedere la reazione dei genitori avevo un po' paura perché ho pensato subito: ecco, questo è il momento in cui adesso i genitori a questo figlio lo lasciano da solo semplicemente perché è gay. Invece, quello che mi è piaciuto molto, 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 e aggiungo 3.000 molto, è il fatto che invece i genitori sono stati bravi con lui, cioè bravi, oddio, sono stati genitori come i genitori dovrebbero essere, sia se una persona sia gay, etero, bisessuale o qualsiasi altra cosa, così dovrebbero essere. Quindi mi è piaciuto proprio questo rapporto tra i genitori e il figlio, nel momento in cui il figlio, sì, è vero che sta morendo, ma dice, diciamo, rivela ai genitori che è gay. E quindi la madre a un certo punto gli dice: ci siamo sentiti tutti i giorni al telefono, ti ho sempre chiesto delle novità e non mi hai mai detto niente. È una cosa che ho trovato molto toccante. Quindi io spero che con questo film, ma con tante altre cose, spero nella vita normale. Comunque, l'importante non è l'orientamento sessuale di una persona, di un figlio o di una figlia, ma comunque che i genitori li accettino così come sono, perché questo è il giusto. E quindi sono stata contenta che per una volta in un film ho visto il giusto. E quindi questo è un film da una trama abbastanza semplice. Diciamoci la verità, ci sono molti film con questa trama, due persone si conoscono, si mettono insieme, poi una dei due si ammala e non ce la fa e all'altro rimane semplicemente il ricordo. Però ripeto, quello che mi è piaciuto di questo film è proprio stato il rapporto tra di loro, di come ce l'hanno fatta nonostante gli errori, le difficoltà in tutti quegli anni. E poi, ripeto, mi è piaciuto tantissimo il rapporto dei genitori. Penso che Jim Parsons abbia fatto un ottimo lavoro con questo personaggio. Anche vedendo qualche intervista di Marco Ausiello e poi guardando Jim nel ruolo, l'ho trovato molto vero. Credo che si fosse veramente immedesimato nel personaggio. Ed è questa ovviamente una cosa che quando si va a vedere un film la si vuole vedere. Anche Ben Aldridge è stato anche molto bravo nel fare la parte del compagno di Marco Ausiello e nel, diciamo, sia nel ruolo totale, nel senso sia dal coming out sia la parte finale, diciamo che è quella dove stava malissimo.
Quindi li ho trovati due attori veramente, veramente bravi. Poi, ovviamente, nulla da dire a Sally Field perché lei è magnifica. Quindi ha ricoperto il ruolo di madre benissimo. Ho pianto? Sì, ho pianto tanto. Alla fine, veramente, ho pianto tanto. Anche se dall'inizio del film si sapeva già come sarebbe andato. Ripeto, come detto prima, non sto facendo spoiler, nel senso che se uno legge del film o vede il trailer, già sa, perché dopo l'ho visto, già sa ovviamente cosa succede. È stato bello tutto il contorno tra loro due, come si sono amati, la famiglia e gli amici di lui. Quindi ve lo consiglio, quando uscirà al cinema il 1° di giugno, vi consiglio di andarlo a vedere. E quindi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!